Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. So che questo sembrerà un video doppione perché ho già parlato di caroselli qui sul canale, caroselli di Instagram, ma il video passato è stato solo per insegnarvi come fare il carosello nel pratico, ovvero come farlo in Photoshop, come esportarlo, eccetera. Dopo quel tutorial lì ho visto tante persone che ne hanno preso spunto, hanno cominciato a farne o hanno continuato a farne o hanno cambiato il modo di farne, ma secondo me sempre da un punto di vista sbagliato e con una metodologia sbagliata anche per quanto riguarda lo storytelling all'interno del carosello stesso. Quindi ho deciso di fare un video un po' più approfondito, un po' più completo su come farli, su come ragiono io quando vado a comporre il mio post, quindi come vado a posizionare le immagini e così via, e oggi andiamo a vederlo insieme. Vi ricordo solo che se volete dare un gran supporto al canale iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento, poi se è lo stesso metodo che utilizzate voi, lo stesso pensiero, se c'è qualcosa in comune o se qualcosa vi ha arricchito durante questo tutorial. Senza dilungarci oltre, andiamo su Photoshop. Abbiamo Photoshop aperto e la prima cosa che andiamo a fare è creare un file di progetto che ci serva ogni volta che dobbiamo creare un carosello. Quindi che si tratti di una foto, che si trattino 10 foto, useremo sempre lo stesso file di progetto. In questo video non parliamo però dell'esportazione perché ne ho già parlato nel video scorso, quindi ve lo lascio qui nelle schede. Abbiamo qui Photoshop aperto, questo è il progetto finito. Quindi una volta che abbiamo finito avremo questo file qui da utilizzare. Lo andiamo a fare facendo file, nuovo, andiamo a selezionare quello che è il progetto per Photoshop per un po' singolo, quindi larghezza 1080, qui pixel, 1350, risoluzione 300 fa lo stesso, colore RGB, io lo tengo 8 bit con sfondo bianco, sRGB pixel quadrati, quindi lascio tutto così, faccio crea e ci crea un post singolo che sarebbe quello in cui metterei un'immagine per fare una foto sola, postarne solo una su Instagram. Andiamo in immagine, facciamo dimensione immagine, andiamo a fare percentuale qui andiamo a togliere questa catenina che lega l'altezza e la larghezza, le incatena insieme, quindi andiamo a mettere 1000 e andiamo a dare ok. Questo farà sì che la nostra immagine per Instagram sia moltiplicata 10 volte. Quindi andiamo qui sotto nei tre puntini, ma magari lo strumento lo trovate anche facendo il tasto destro qui su crop, sull'elemento ritaglia. Io ce l'ho qui, quindi andiamo a prendere questo strumento qua che si chiama sezioni. Vedete che è comparso il numero 1 qua. E quello che andiamo a fare è cliccare col tasto destro, fare dividi sezione, dividi verticalmente in 10. Quindi abbiamo moltiplicato per 10, diviso per 10. E abbiamo dentro ai quadratini blu ogni post che sarà parte del carosello. Una volta che abbiamo le nostre sezioni andiamo a mettere le linee guide, quindi CTRL R per attivare i righelli che sono questi qui, tenete premuto dal righello e lo mettete in centro, qui vi farà uno snap, pam, e quindi abbiamo diviso ogni post, ogni slide del carosello a metà perfettamente, e poi andiamo a fare la stessa cosa in verticale prendendo dal righello laterale. Quindi io utilizzo qui il punto centrale della sezione per capire se è effettivamente in mezzo o no. Se non è in mezzo io utilizzo lo strumento sposta e lo sposto. Quindi per ogni sezione andiamo a prendere sezione, selezioniamo, abbiamo questo puntino qui che mi fa vedere qual è il mezzo della sezione e andiamo a mettere tutti gli altri riferimenti per segnare la metà esatta di ogni sezione. Quindi andiamo a farlo per questo, questo, eccetera. Una volta finito ci mancano solo due riferimenti e sono le linee sul primo post che andranno a indicarci qual è l'anteprima che vedrà l'utente nella nostra griglia di Instagram. Per farlo prendo lo strumento seleziona, qua su stile metto proporzione fisse 1-1, quindi un quadrato, clicco in mezzo al post, quindi dove le guide coincidono, tengo premuto Alt e faccio un quadrato perfetto. E vado a usare i righelli ancora per mettere delle guide che mi segneranno dove sarà l'anteprima di Instagram. Quindi all'interno di questo quadrato qui
È quello che si vedrà una volta che qualcuno aprirà il mio profilo. Con il file di progetto pronto, finalmente possiamo inserire le nostre foto. Però prima di inserirle, vi voglio parlare di quattro errori che vedo fare molto spesso dai fotografi quando fanno i caroselli. Primo errore sicuramente è quello di mettere lo zoom della stessa foto dopo la foto stessa. Quindi mettere una foto iniziale e quella subito dopo uno zoom per far vedere i dettagli di quella foto lì. Secondo me è molto noioso e controproducente verso lo storytelling. Quindi la persona che sta guardando il post magari preferisce vedere altro di quello shooting e non la stessa foto in zoom diversi, quindi magari la foto iniziale la vedi tutta, ma poi vai a vedere sempre il più dettaglio della stessa foto. Secondo me è molto noioso come cosa. Il secondo errore sicuramente è quello di mettere una foto orizzontale a cavallo tra due post, dove il fulcro della foto ricade in centro tra un post e l'altro. Questo veramente non lascia spazio alla condivisione, nel senso che una persona che vuole condividere il vostro post o quell'immagine lì non riesce a farlo perché il fulcro è in mezzo al post, quindi o condividi una parte o condividi l'altra e in mezzo ovviamente c'è la faccia della modella o comunque dove avete messo a fuoco. Quindi questa cosa risulta molto controproducente sia per voi sia per chi vuole condividere lo scatto. Il terzo errore sicuramente è quello di mettere la stessa foto in bianco e nero, nel senso una foto colori, la stessa foto in bianco e nero subito dopo. Per me è un errore perché fa vedere che non sapete quale foto scegliere tra quelle due lì, quindi le mettete entrambe per soddisfare il pubblico. Lo scopo del postare il vostro set e la vostra fotografia su un carosello, su Instagram, è far vedere al pubblico quello che voi volete far vedere. Quindi almeno che non si tratti di una strategia per aumentare l'engagement chiedendo se è meglio quella in bianco e nero o quella a colori, vi consiglio di non farlo perché risulta molto noioso, oltre a dare una visione vostra molto indecisa sulla vostra fotografia. L'ultimo errore è simile agli altri, ovvero quello di utilizzare foto diverse ma fatte dalla stessa prospettiva, sempre una dopo l'altra. Questo annoia tantissimo l'utente, almeno a me annoia quando vedo magari un post che è fatto da la stessa foto, come se il fotografo avesse fatto una raffica e avesse postato una dopo l'altra la ragazza che fa una specie di movimento, non lo so. Piuttosto diluite questa cosa nel carosello, ma non mettete tutto insieme perché risulta veramente poco creativo e lo storytelling ne soffre. E ovviamente l'errore più grande di tutti, e non ve lo faccio vedere qui, è quello di assolutamente fare tutti questi errori in un unico carosello, quindi mettere foto tutte uguali con una orizzontale in mezzo ai post, tutte della stessa prospettiva, solo per allungare il brodo e far sembrare che avete fatto chissà quale set, quando magari il set stesso è fatto da una foto o due. Dopo aver stabilito questi errori qui, vi parlo del modo in cui io ragiono per il mio storytelling. Quindi andiamo a vedere su Photoshop come io inserirei un mio set all'interno di questo carosello composto da 10 foto. Ora non importa se le utilizzo tutte 10 oppure ne utilizzo meno, l'importante è che ci sia una certa coerenza tra gli scatti e si capisca che sia un set unico, ma che non annoia l'utente finale quando va poi a scrollare i vari post. Ora che abbiamo il nostro progetto qui con le 10 slide, possiamo andare a mettere le foto dentro. Quindi queste sono le foto del mio set, ok? Le tengo su un secondo schermo così lo posso vedere meglio. E vado a selezionare la prima foto che voglio mettere dentro il carosello. La prima foto è quella che identifica di più il mio shooting. Quindi prendo qui, la sposto nella prima slide e la metto intera. A meno che il mio feed non sia fatto da foto su sfondo bianco, la prima foto la vado a mettere intera e vado a fare lo zoom che mi serve per avere una buona anteprima nel feed di Instagram. Quindi questa all'interno del quadrato qui che abbiamo creato con le guide sarà la nostra anteprima su Instagram. Andiamo poi a creare qui con Ctrl G il gruppo numero 1 che chiameremo slide 1. Con la seconda slide invece vogliamo trasmettere un po' più di storytelling, quindi io vado a fare per esempio questa scena dove c'è lei allo specchio . La vado a posizionare sopra e lei che si lava la faccia sotto, quindi la stessa prospettiva ma nello stesso identico post, nella stessa identica slide vado a metterla che fa questo gesto qui.
perché si capisce che è un gesto fatto uno dopo l'altro. Questo mi facilita un po' lo storytelling di questo esatto momento qui. Quindi seleziono entrambi, gruppo 1, slide 2. Per la slide 3 invece vado a mettere un qualcosa di totalmente diverso e che sfugge da quello che ho fatto finora, dalle prospettive che ho fatto finora. Quindi per esempio prendo questa foto qui di lei che sta fumando e la metto qui. Qua per esempio ho tenuto le bande bianche, ma l'ho messa esattamente in centro. Quindi qua ho già creato una varietà nei primi tre post. Non si è annoiato arrivando fin qua. Ovviamente devo vedere di farlo giusto, quindi facciamo lo zoom e vediamo bene. Ok, dovrebbe essere a posto così. Nella slide numero 4, ancora una volta vado a scegliere qualcosa di diverso dai primi tre. Quindi posso cercare di avere questa foto qui, dove lei si sta guardando lo specchio, la metto in mezzo e poi vado a... intanto a fare la slide numero 3, che è quella prima, quindi la raggruppo e faccio slide 3. Ovviamente i gruppi si creano con Ctrl G. E anche questo qui faccio Ctrl G, slide 4. Poi seleziono la slide 4 come gruppo, vado in selezione, faccio la selezione del post numero 4 della slide 4 e faccio qui sotto maschera, in modo che sia solo all'interno di questo post, di questa slide. Dalla slide 5 in poi io posso permettermi di andare a riprendere le prospettive di prima, quindi non mi faccio problemi se vado a prendere una foto di questo tipo qui, che è la stessa prospettiva della prima slide, perché ho già dato tempo all'utente di vedere più o meno di cosa si tratta il set e l'ho già portato da un punto A a un punto B a un punto C a un punto D con prospettive diverse, foto diverse, e quindi lui ha già cercato di riempire i vuoti cercando una connessione tra questi scatti. Quindi tornare a un qualcosa di familiare che ha già visto nella prima slide non è per niente un errore, anzi va a fortificare quella che è lo storytelling di questo shooting. Quindi anche qui vado a creare il gruppo, Ctrl G, slide 5. Nella slide 6 cerco di non ripetere nulla delle prime due, quindi effettivamente io posso prendere questo scatto qui. E metterlo per intero. Qui non mi importa che sbordi dal quadrato centrale, perché tanto non è l'anteprima di Instagram. Posso introdurre una nuova prospettiva che ancora non è stata vista nella slide 7, anche se è meglio farlo più all'inizio, quindi magari mettere la 6 al posto della 7 o la 7 al posto della 5, in modo da creare questa sorta di storytelling da scena a scena. E in modo che tra prospettive simili ci sia uno spazio in cui viene raccontato dell'altro. E l'unica foto che posso ripetere è la prima, perché la prima è quella che mi ha introdotto tutto il set e quindi è giusto che se io voglio farla rivedere sotto un altro punto di vista, quindi rivedere com'è piena, quindi senza ritagli, senza nessun tipo di crop, io la posso mettere anche così. Il che risulta effettivamente diverso durante il post. In questo caso io concludo il post a 8 immagini, ma potrei andare avanti e ripetere anche magari questa qui, ma verso la fine in un post doppio. Quindi io posso prenderla qui metterla in mezzo, prendere un'altra foto orizzontale e metterla sotto. Questo è il mio post finito. Questo è stato il tutorial, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile, spero abbiate imparato qualcosa da come li organizzo io. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se utilizzate i metodi che ho descritto qui, oppure se fate gli errori che ho descritto, oppure se pensate che io non abbia ragione e abbia detto una marea di cazzate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.